Presidente, allora torna bici in città? Sì, speriamo di ripartire anche oggi perché è la terza volta che lo rimandiamo, quindi questa è la volta buona, lo facciamo oggi altrimenti arriviamo a settembre a rifare bici in città. Purtroppo il tempo non è stato clemente nelle altre due volte in cui avevamo messo in preventivo questo evento. Qualche numero, partecipanti? Speriamo di oltrepassare le 100-150 persone, speriamo, perché ancora le iscrizioni ci sono state abbastanza, però ancora il numero definitivo lo sappiamo quando partiamo. Partenza qui da Viale Europa, ritorno qui? Sì, facciamo Viale Europa, facciamo il centro storico in parte, perché purtroppo, visto ci sono anche tanti altri eventi nel centro storico, ci hanno deviato un po' il percorso, quindi comunque facciamo un percorso di circa 6-7 km con sosta alla Conad di Via Scanzanese per un rinfrescamento. Prima domanda è facile, nome, cognome e ruolo, si registra e non si sbaglia. Alessandro Monaci, sono un pediatra di Grosseto, ma in questo momento rappresento la Fondazione Maruzza, che è la coordinatrice del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. Ecco, allora, questo evento Bici in Città fa parte del circuito che dicevamo? Sì, dunque Bici in Città, grazie alla collaborazione di FIAB e della WISP, ci ha dato l'occasione di creare anche a Grosseto una delle tappe del Giro delle cure palliative d'Italia. E questa iniziativa nasce dall'idea di far conoscere alle persone cosa sono le cure palliative pediatriche, che sono cosa molto diversa dalle cure palliative che si conoscono normalmente. E sono rivolte a bambini che hanno una complessità clinica o per patologie congenite di base oppure per patologie anche oncologiche che sono arrivate alla fine della loro terapia. Diciamo che sono tutte malattie inguaribili, ma non per questo sono malattie non curabili, quindi la cura c'è sempre per tutti e la cura vuol dire una qualità di vita che consenta a un bambino l'essere bambino, quindi poter andare a scuola, frequentare gli amici, cercare, ecco, insomma, tutte le possibilità che garantiscono a questi bambini appunto una qualità di vita adeguata alla loro età. Si raccoglieranno fondi in questa occasione? Ma questa non è l'occasione per raccogliere fondi, sinceramente, è un'occasione più che altro per informare le persone che le cure palliative pediatriche non sono le cure di fine vita, che non sono appunto le cure che si rivolgono solamente al bambino morente, non sono le cure che si fanno in ospedale, quindi che non sono così cure inutili, come sembrerebbe dalla parola palliativo, ma sono appunto cure che riguardano il bambino e cercano di prendere in carico anche la famiglia, perché anche la famiglia ha un carico assistenziale importante. Presidente, qual è stato il vostro contributo a questa manifestazione? Manifestazione, noi ci portiamo bimbi in bici, è la manifestazione di punta della FIAB e dal 2009 che la facciamo a Grosseto e quindi questi ultimi due anni, con questo appunto sono due anni consecutivi, abbiamo deciso di portarla insieme a Bici in Città proprio per fare una lotta insieme per la raccolta appunto anche di fondi per Abio. Dal punto di vista della mobilità ciclabile sono stati fatti progressi a Grosseto negli ultimi anni? Sono stati fatti progressi perché soprattutto nelle zone nuove sono tutte dotate di piste ciclopedonali, qualcosa è stato fatto anche in centro storico e anche con qualche mal di pancia da qualcuno che magari è rimasto senza un parcheggio o due, però vedo che la situazione sta andando avanti. L'importante è mantenere, diciamo, la barra dritta. La mobilità ciclistica è una toccasana per la vita
migliore per migliorare la vita in una città. Quindi più biciclette, meno auto, meno congestione, si vive meglio. Quindi dobbiamo cercare di fare uno sforzo tutti insieme, magari rinunciare al parcheggio sotto casa, spostarsi 50-60 metri nei parcheggi che oggi rimangono vuoti in città. Oggi a Grosseto ci sono dei parcheggi che rimangono vuoti, quindi va gestita in un'altra maniera la mobilità e bisogna iniziare dalla persona singola, perché tutti insieme facciamo qualcosa, altrimenti è una guerra persa. Ma tutti insieme, come stiamo facendo oggi qui con Bici in Città, con gli amici della WISP, bisogna unirsi per avere un risultato. Guardi, per prima cosa registriamo nome, cognome, ruolo, così non si sbaglia. Stefania Guerrera, residente di Abio Grosseto. Ecco, il vostro contributo, diciamo, all'evento di oggi qual è, Presidente? Il nostro contributo è innanzitutto aiutare nella pubblicizzazione delle cure palliative pediatriche, che per l'ambito in cui noi operiamo, che è quello del supporto ai bambini e alle famiglie che vengono a contatto con una struttura ospedaliera, è un tema particolarmente sentito, ecco, da tutta la nostra associazione. E poi, ecco, siamo qui appunto nel contribuire con le iscrizioni, poi parteciperemo alla pedalata, perché comunque è un evento a noi caro, ecco, da sempre. Lei che rapporto ha con la bicicletta? La usa nella quotidianità? Allora, nella quotidianità assolutamente sì. In casa mia poi lo sport è molto sentito, mio marito è un triatleta, per cui infatti verrà anche lui qui a supportarci. Siamo in un contesto in cui l'uso della bicicletta si presta particolarmente. Quindi, ecco, un'occasione del genere è sempre un'occasione ben voluta, ecco, ben vista da tutti.